una volta, passando, feci un segno in un punto dello spazio, apposta per poterlo ritrovare 200 milioni di anni dopo, quando saremmo ripassati di lì al prossimo giro. Un segno come? È difficile da dire, perché se vi si dice segno, voi pensate subito a un qualcosa che si distingua da un qualcosa. E lì non c'era niente che si distinguesse da niente. Voi pensate subito a un segno marcato con qualche arnese oppure con le mani, che poi l'arnese o le mani si tolgono e il segno invece resta. Ma a quel tempo arnesi non ce n'erano ancora, e nemmeno mani, o denti, o nasi, tutte cose che si ebbero poi in seguito, ma molto tempo dopo. La forma da dare al segno, voi dite, non è un problema, perché qualsiasi forma abbia, un segno basta che serva da segno, cioè che sia diverso, oppure uguale, ad altri segni. Anche qui voi fate presto a parlare, ma io a quell'epoca non avevo esempi a cui rifarmi, per dire lo faccio uguale o lo faccio diverso. Cioè, cose da copiare non ce n'erano, e neppure una linea, retta o curva che fosse, si sapeva che cos'era, o un punto, una sporgenza, una rientranza. Avevo l'intenzione di fare un segno, questo sì. Ossia, avevo l'intenzione di considerare segno una qualsiasi cosa che mi venisse fatto di fare. Quindi, avendo io in quel punto dello spazio e non in un altro, fatto qualcosa intendendo di fare un segno, risultò che ci avevo fatto un segno per davvero. Lentamente la Via Lattea si voltava su di sé, con le sue frange di costellazioni e di pianeti e di nubi, e il sole insieme al resto verso il bordo. In tutta quella giostra solo il segno stava fermo, in un punto qualunque, al riparo da ogni orbita. Per farlo mi ero scorto un po' dai margini della galassia, in modo che il rotolare di tutti quei mondi non gli venisse addosso. In un punto qualunque che però non era più qualunque, dal momento che era l'unico punto che si fosse sicuri che era lì, e in rapporto al quale potevano essere definiti gli altri segni. Ci pensavo giorno e notte, anzi non potevo pensare ad altro, ossia era quella la prima occasione che avevo di pensare a qualcosa. O meglio, pensare qualcosa non era mai stato possibile. Primo perché mancavano le cose da pensare, e secondo perché mancavano i segni per pensarle. Ma dal momento che c'era quel segno, ne veniva la possibilità che chi pensasse, pensasse a un segno, e quindi quello lì. Nel senso che il segno era la cosa che si poteva pensare, e anche il segno della cosa pensata, cioè di se stesso. Dunque, la situazione era questa. Il segno serviva a segnare un punto, ma nello stesso tempo segnava che lì c'era un segno, cosa ancora più importante, perché di punti ce n'erano tanti, mentre di segni c'era solo quello. E nello stesso tempo il segno era il mio segno, il segno di me, perché era l'unico segno che io avessi mai fatto. E io ero l'unico che avesse mai fatto un segno. Thank you.
Grazie.